Il nostro territorio si è rivelato negli anni uno dei più contaminati da beni confiscati alle mafie. Ed arriva un comunicato redatto dai consiglieri regionali Domenico Rossi e Diego Sarno che denuncia una lacuna. Beni confiscati, niente fondi dalla regione ai comuni per il terzo anno consecutivo. E scrivono, non c'è due senza tre. Per il terzo anno consecutivo i comuni piemontesi restano a bocca asciutta, niente bando per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Nemmeno un centesimo dall'insediamento della giunta Cirio è stato destinato a tale scopo. Dal 2019 in poi rubinetti chiusi nonostante le continue sollecitazioni affinché si andasse in un'altra direzione, soprattutto in una legislatura partita con l'arresto di un assessore regionale per uno scambio politico-mafioso. Se nei primi 2 anni esistevano delle minime giustificazioni, quest'anno le scusanti sono finite e la responsabilità del presidente e degli assessori competenti è gravissima, aggiungono i rappresentanti DEM, sottolineando che poco più di un mese fa, era il 24 novembre, l'assessore Tronzano assicurava che il bando sarebbe stato pubblicato entro fine anno. Lo stesso assessore che nel 2020 prometteva il recupero delle risorse dell'anno in corso del precedente con uno stanziamento di 300.000 euro nel 2021. Allora nessun impegno è stato rispettato. Ribadiamo che il Biellese è uno dei territori dove c'è il maggior numero di beni confiscati alle mafie. Su questo ha lavorato nei mesi scorsi anche la prefettura di Biella, valutando il fatto che si tratta di beni non appetibili alla vendita.